su un palco politico, Berlusconi ridiscende in campo tra battute, gaffe e barzellette. Lancia Toti seduto accanto a Francesca Pascale, il nuovo cerchio magico di Berlusconi che scherza con le rughe sapendo che gli avversari da battere sono più giovani. Nell'inchiesta che coinvolge il presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, un episodio di cattiva gestione dei fondi per la ricostruzione post terremoto è solo l'ultimo affronto a chi quasi 5 anni fa ha perso affetti, casa e lavoro. Riempiono le piazze, ma questa volta l'attesa di tanti giovani non è per una pop star. L'omaggio è per Don Bosco, il parroco diventato santo e inventore degli oratori, l'istituzione che tanto ha dato alla Chiesa e che più di altre ha saputo rinnovarsi. Tornare a lavorare in Italia dopo gli anni passati all'estero, perché solo lì si trova lavoro. Un concorso del Comune di Milano ha premiato 8 idee imprenditoriali con un finanziamento per i primi 2 anni della nuova attività avviata e un altro fondo ha riqualificato 60 disoccupati anziani. È l'evento televisivo più seguito negli Stati Uniti, termometro e occasione per misurare anche la salute economica del paese. Il Super Bowl va al di là del suo risultato sportivo, un fenomeno tutto americano che il resto del mondo guarda con curiosità, ma senza quella passione che riserva per il grande calcio e le Olimpiadi. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti al TG Cronache. E allora, la ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi ha avuto ieri il suo primo appuntamento ufficiale. Berlusconi è arrivato a Cagliari, salito sul palco di Cagliari per sostenere la candidatura al prossimo governatore della Sardegna di Ugo Cappellacci. E appunto è arrivato accompagnato dalle nuove figure che accompagnano questa nuova fase politica di Silvio Berlusconi. Insieme a lui c'erano appunto Giovanni Toti, il delfino, e la fidanzata Francesca Pascale. Sul palco è stato subito show, ha ripreso parti del vecchio repertorio. Berlusconi ha scherzato, ha fatto battute, ha raccontato barzellette, ha scherzato anche sulla sua età, facendo riferimento a quelle fotografie pubblicate dal Sunday Times. Ha attaccato Giorgio Napolitano e ha parlato di Matteo Renzi. Allora, per capire meglio che fase politica è questa per Silvio Berlusconi, tornato di nuovo sotto le bandiere di Forza Italia, noi abbiamo parlato con Giovanni Orsina, che è conoscitore di Silvio Berlusconi perché è autore di molti libri sul berlusconismo. Partiamo da qui. È ridisceso in campo dopo la decadenza da senatore, anche se da 20 anni non è mai veramente uscito di scena. Torna in quella che per lui è forma smagliante, brillante, forse ottimista, dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accolto il suo ricorso contro la legge Severino, anche se negando l'iter di urgenza e quindi una corsia preferenziale. È ricomparso sotto le bandiere di Forza Italia nel primo vero appuntamento elettorale, anche se amministrativo, in Sardegna, la sua Sardegna, quella di Villa Certosa per intendersi. Lo hanno aspettato per 2 ore in 2000 e lui, dopo il ritardo, non li ha delusi. Come una rockstar o un consumato cabarettista, ha scaldato la platea con i vecchi successi del suo repertorio. Guarda com'è carina la ragazza in seconda fila. L'ex premier nasconde la stanchezza e tiene alta l'attenzione rispettando tutte le regole del grande comunicatore. Tempi comici, mimica, l'abbraccia al candidato Ugo Cappellacci, di cui storpia il nome di battesimo. Devi cambiare il tuo nome in Franco. È dello storico Giovanni Orsina il primo commento. Vedo un Berlusconi che rifà le cose che ha sempre fatto, cioè un Berlusconi che vuole essere spiritoso, brillante. C'è anche un aspetto, secondo me, più importante, più profondo dentro questo, tra virgolette, cabarettismo, ed è l'idea di dimostrare che la politica in fondo non è così importante. In un paese nel quale la politica ha sempre dato grande importanza a se stessa, i politici hanno sempre avuto un profilo di arroganza piuttosto marcata, di superiorità rispetto alla gente comune, Berlusconi ha sempre dato il segnale che in fondo le cose importanti della vita non sono in politica, sono il lavoro, l'impresa, la vita civile, la vita di famiglia. Nel momento in cui fa politica, ironizza su se stesso che fa politica. Perché hanno pubblicato delle foto mie
con cui avevo chiesto a un fotografo di rappresentarmi come sarò a 90 anni. Le hanno fatte passare per foto di adesso. Io vi prego, venite, contatemi le rughe, qualche ruga c'è, ma insomma i miei 80 anni li porto bene. Nel momento in cui il suo competitore ha la metà dei suoi anni, è chiaro che Berlusconi non può più continuare a dire io sono giovane. Se il conflitto con Renzi è sul terreno della giovinezza, è chiaro che Berlusconi perde. Io sono una persona di una certa età, ve lo dico, lo so, ci scherzo sopra, e nel momento in cui ci scherzo sopra tolgo anche un'arma al mio avversario. Si chiama Giovanni Toti, è venuto per amor mio, ma voglio precisare che non siamo due gay. Con Toti sta cercando un volto nuovo che possa scendere, e poi bisognerà vedere, diciamo, in quale posizione. Con la cessione di NCD, quelli che sono rimasti stavano prendendo spazio o pretendevano di prendere spazio, e Berlusconi questa cosa non la vuole. Berlusconi e Renzi sta concedendo quello che non ha concesso agli altri, e questo mi lascia un po' perplesso. Insomma, se le riforme si faranno con l'appoggio di Berlusconi, alla fine chi ne trarrà il vantaggio maggiore non sarà Berlusconi, ma sarà Renzi. Un'apertura a sorpresa, quello di Berlusconi sullo scacchiere politico. Si attende ora la prossima mossa. E c'è una città che quasi ogni giorno si trova a far fronte a umiliazioni e offese, nonostante debba già convivere con la ferita più grande, quella del terremoto del 2009. La città è L'Aquila. Nei giorni scorsi abbiamo visto la vicenda delle dimissioni poi ritirate del sindaco Cialente dopo la notizia dell'inchiesta su Rimborsopoli. Un'inchiesta che è notizia di questi giorni, coinvolge anche il presidente della regione Gianni Chiodi. E c'è una storia, ed è una storia questa, che svela anche la cattiva gestione nei fondi post terremoto, soltanto l'ultimo tassello di una serie di inchieste che riguardano proprio la ricostruzione dell'Aquila. È solo l'ultimo sfregio, l'ultimo colpo all'Aquila terremotata. In questo caso, se si usasse il gergo militare, lo si potrebbe definire fuoco amico. 1,5 milioni di euro per ricostruire un centro antiviolenza nella città finiti in fumo. Una storia che vede coinvolto il presidente della regione, Gianni Chiodi, fino al 2012 commissario delegato per il terremoto. Finito ora sulle pagine della cronaca per una notte in un albergo di Roma con Letizia Marinelli, consigliera regionale per le pari opportunità. Era proprio lei la responsabile del progetto autorizzato con un decreto da Chiodi, l'uomo che avrebbe dovuto vigilare sulla ricostruzione. Quel centro antiviolenza però non è stato mai costruito, tanto che 1,5 milioni è tornato nelle casse dello Stato. Fortunatamente, si potrebbe dire, perché almeno in questo caso i soldi non sono finiti nelle tasche di qualcuno. Perché sulle macerie della città ci hanno messo le mani tutti, illegalmente. L'elenco delle inchieste aperte dalla Procura dell'Aquila è lunghissimo. Si è lucrato sulle casette costruite gonfiando i costi, in alcuni casi senza le necessarie norme di sicurezza. Le scuole demolite, anche se non dovevano essere demolite, lavori ingiustificati, affitti gonfiati per ospitare gli studenti, strutture sicure. In tutto 4,000,000 di euro pubblici per spese non giustificate, con ditte e funzionari compiacenti rinviati a giudizio per truffa aggravata. I bagni chimici che hanno tappezzato la città per mesi con appalti fuori legge. Nei fascicoli dei magistrati sono finiti addirittura alcuni prelati. Indagini sulla ricostruzione di beni culturali e religiosi che vedono già indagate una dozzina di persone. Si è speculato addirittura sulle vittime del terremoto, gonfiando le fatture delle bare. Uno scandalo, quello del post-sisma, che è finito anche oltre confine, quando l'Europa ha minacciato l'Italia di bloccare i fondi comunitari destinati alla ricostruzione, quando un eurodeputato ha stilato quel rapporto in cui nero su bianco c'è scritto che ogni appartamento è costato il 158% in più rispetto al valore del mercato. Il calcestruzzo è stato pagato 4,000,000 di euro in più, 21 i pilastri, ma soprattutto si denunciava l'infiltrazione della malavita organizzata negli appalti tramite l'uso di subappalti.
poi è arrivata l'ultima inchiesta che ha travolto il comune con funzionari ed ex assessori indagati, con il vice sindaco che ha ricevuto un'informazione di garanzia e poi ha rinunciato all'incarico, con il sindaco Cialente che si è dimesso e poi ha ritirato le dimissioni, lanciando un'accusa forte. Ora, ha detto, la vera speculazione è quella sulla ricostruzione delle case private. La magistratura ha già detto che tanti lavori sono irregolari, si truccano i conti di ripristino con documentazioni false, un lungo elenco di truffe già accertate. Il meccanismo è sempre lo stesso. Per effettuare i lavori bisogna nominare dei responsabili di consorzio, che quasi sempre sono gli stessi amministratori di condominio, che fanno capo a degli studi professionali. Ogni studio ottiene così un numero enorme di progetti per i quali presenta un conto, spesso troppo alto. E in questi giorni il sindaco di Roma Ignazio Marino è alle prese con l'emergenza maltempo e con il Tevere, ma fra i tanti grattacapi del sindaco sin dal giorno del suo insediamento che ce n'è uno che riguarda la gestione apparentemente non trasparente delle assicurazioni di Roma. Tra i tanti interrogativi a guardare le carte ce n'è uno che riguarda un mega risarcimento per un personaggio televisivo che aveva avuto in passato un incidente con un mezzo del trasporto pubblico locale. Sentiamo meglio di che si tratta. Assicurazioni di Roma, in breve ADIR. Tra le prime grane che ha dovuto affrontare Ignazio Marino, appena ricevuta la fascia di sindaco della capitale, c'è quella della compagnia nata nel 1971. Il 74% è del comune di Roma, il resto delle grandi municipalizzate dei trasporti e dei servizi. Non appena ha preso in mano la pratica e ha intuito da una prima lettura veloce dei documenti che qualche pasticcio era stato compiuto, Marino ha deciso di azzerare il consiglio di amministrazione, rinnovato dalla giunta Alemanno poco prima del ballottaggio elettorale. Tutti a casa, tranne il direttore generale Luigi Alker, contratto da 300.000 euro l'anno fino al 2017, benefit e una ricca clausola di recessione che ha indotto la nuova amministrazione a conservargli la poltrona. Ma intanto Marino era corso in procura a denunciare quella strana gestione. I carabinieri sono andati a prendersi le carte prima di Natale e tra le prime storie che non tornano c'è quella del risarcimento milionario che ADIR ha corrisposto all'ex tronista Antonio Detto Karim Capuano, 38 anni, da Barletta. Tipo fumantino che anni fa rimediò una condanna a 18 mesi per l'aggressione a un tassista e nel settembre scorso finì di nuovo nei guai per aver staccato a morsi un orecchio ad un amico con cui stava litigando. Prima di queste vicende un terribile incidente stradale. Una notte di aprile 2011, mentre Capuano guida da Roma verso Velletri, si schianta contro un pullman del servizio extraurbano. Finisce al pronto soccorso, più morto che vivo, ma si salva. Tasso alcolemico 3 volte oltre il limite. I carabinieri rilevano anche che la Smart, intestata ad altri, è sprovvista di copertura assicurativa. Secondo Assicurazioni di Roma, che assicura i mezzi del trasporto pubblico locale, Capuano ha torto marcio, nessun risarcimento. Eppure lui, 7 mesi fa, chiude una transazione da 1.200.000 euro. Come ha fatto? Per quella liquidazione trattata dal suo manager Raffaele Gerbi, che inizialmente pretendeva da ADIR 3 milioni di euro, si sarebbero mossi addirittura i vertici della società. Il direttore generale Alker, ex vice sindaco di C di Tivoli, e il presidente Marco Cardia, figlio di Lamberto, anche lui di Tivoli, dal 2003 al 2010 alla guida di Consob, ora presidente di Ferrovie dello Stato. Alla fine al tronista si riconosce un'invalidità permanente dell'80% e nel luglio scorso Karim Capuano passa all'incasso. Ma in Assicurazioni di Roma ci sono anche altre anomalie che il sindaco Marino denuncia in settembre durante una seduta dell'Assemblea Capitolina, stigmatizzando soprattutto il comportamento del presidente Marco Cardia, che si è fatto approvare prima un consistente prestito, 220.000 euro, secondo procedure ordinariamente riservate ai soli dipendenti e dirigenti di ruolo, e poi si sarebbe fatto anticipare un anno di stipendio, altri 200.000 euro. Adesso veniamo alle vicende che riguardano la Chiesa, una Chiesa che cerca con Papa Francesco di rinnovarsi. Ci sono però cose che non cambiano, tra queste c'è il culto del santo, in questi giorni si è scritto tanto e detto tanto del furto della reliquia di Karol Wojtyła. E in questi giorni ha iniziato un pellegrinaggio, arriverà in 120 città, la reliquia di Don Bosco. Don Bosco è il prete che ha inventato gli oratori, che nella Chiesa è una delle istituzioni che più funziona perché
capace di attirare i giovani. A Milano ieri erano in tanti i ragazzi che hanno assistito proprio al passaggio dell'urna con la reliquia del Santo degli Oratori. Migliaia di giovani in attesa sotto la pioggia non sono in coda per un nuovo modello di smartphone e neppure attendono l'arrivo di una pop star. Qui siamo a Milano, ma la stessa scena è stata vista e si vedrà in 130 città di altrettanti paesi, quelli dove si fermerà questa teca che contiene le spoglie e le reliquie di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, il sacerdote che nel 1846 capì la forza della fede e dell'aggregazione giovanile e creò gli oratori. Il corpo del santo arriva in tram a Piazza Fontana, a pochi passi dal Duomo, la cattedrale di Milano. Tutta la mia vita finora è stata sempre nel mondo salesiano, quindi molto 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 bella, emozionante, particolare, e poi vedere tutto il Duomo illuminato e pieno di gente per lui, particolare. Qualcosa che non so, da esprimere è difficile, ci richiama proprio al compito dell'educazione. Io sono catechista e quindi cioè, vedere un maestro come Don Bosco è un'emozione forte. Ho imparato tante cose, soprattutto ad essere educati, rispetto per gli altri e per me stessa, amare gli altri. Non ci sono solo giovani che attendono il proprio turno per poter salutare Don Bosco, poter vedere la statua che contiene un suo avambraccio, come se la vicinanza con le sue spoglie mortali potesse portare anche a una maggiore prossimità spirituale. Ne sono sorpresi anche gli organizzatori di questo pellegrinaggio, costretti tra le navate del Duomo a fare quasi da vigili per poter permettere a tutti di alternarsi di fronte alla teca. Ci sorprende, molto spesso si dice che siamo nel tempo della religione invisibile, cioè nel tempo in cui la gente crede ma non manifesta apertamente la sua fede. Questo è un gesto bello di affetto nei confronti di Don Bosco, ma anche di rinnovata consapevolezza dell'importanza educativa nella nostra Chiesa. L'iniziativa ha anche uno scopo benefico. Tutte le offerte raccolte verranno impiegate per acquistare banchi e sedie per arredare la scuola frequentata dagli alunni di Suà in Etiopia, gestita dai padri salesiani, la congregazione clericale dedita all'istruzione e all'educazione dei giovani, fondata proprio da San Giovanni Bosco nel 1859. E Piazza del Duomo sotto la pioggia diventa come il grande cortile di un oratorio. Gli ultimi dati raccolti dalla diocesi milanese hanno raccontato una straordinaria realtà di accoglienza in quei luoghi di aggregazione giovanile. Sono sempre di più i bambini stranieri a frequentarli, circa un giovane su tre arriva infatti da un paese diverso dall'Italia e di questi solo il 60% è cattolico. E nella impietosa fotografia delle aziende italiane in crisi e della disoccupazione che raggiunge livelli sempre più alti, ogni tanto ci sono anche delle storie positive che fanno ben sperare, ve ne raccontiamo due. Studi sbagliati, scarsa conoscenza dell'inglese e pochi stage. I giovani in Italia sembrano senza bussola. Secondo uno studio di McKinsey, i datori di lavoro lamentano poca preparazione. Gli effetti sono devastanti. La disoccupazione giovanile supera il 41% contro una media europea del 24%. E i cervelli scappano all'estero. Quasi 70.000 i cambi di residenza nel 2012, secondo l'Istat. 20.000 in più rispetto all'anno precedente. Il comune di Milano prova a invertire la rotta, incentivando le idee imprenditoriali di alcuni giovani che avevano lasciato il paese per trovare fortuna. 8 i vincitori di un bando di concorso che aveva in premio il finanziamento del 70% della loro nuova attività. Io sono un ingegnere aeronautico, mi sono laureato a Milano, ho frequentato un MBA in Spagna e comunque non ho mai perso di vista l'Italia, non ho mai perso di vista la mia zona. Sono partito dall'ingegneria per arrivare al marketing. 33 anni, primo lavoro in Spagna, in uno dei leader mondiali della produzione di aerei. Ma tanta voglia di tornare in Italia con un'idea imprenditoriale che lo riporta al settore che la sua famiglia segue da generazioni, quello del vino. L'idea è portare nell'Oltrepò Pavese, terra di vigneti con più di 10 tipi di vino DOC, nuove prospettive grazie al marketing. Noi proponiamo a queste aziende di mettere in vetrina, di esporsi, di fare vedere quello che finora sono stato in grado di fare e l'hanno fatto benissimo, ma adesso è ora anche di fare marketing, cioè è ora di mostrare al pubblico, al mondo intero, attraverso strumenti semplici. Si parte dal web, si usano mezzi di comunicazione e comunque hanno un basso impatto economico. L'assessorato al lavoro finanzierà l'attività dei primi due anni, fino a 60.000 euro a disposizione. Per ora ci sono 3 clienti, non è poco per chi sa contenere le spese ed è riuscito anche a fare un'assunzione.
È una struttura abbastanza leggera, perché comunque deve essere leggera all'inizio. Il nucleo è composto da due persone, uno sono io e l'altro è Salvatore Trotta, il dottor Trotta, che definiamo l'uomo alla Havana, è la persona che cura tutte le relazioni con l'azienda Lotrepo Pavese. Milano vanta un tasso di disoccupazione giovanile in linea con l'Europa, poco meno del 28%, quasi la metà della media nazionale. Ma l'altra ferita aperta è quella di chi si ritrova senza lavoro a più di 45 anni, spesso con una famiglia alle spalle. L'amministrazione milanese ha messo a bilancio preventivo 700.000 euro per agevolare le attività imprenditoriali che decideranno di assumere i lavoratori maggiormente in difficoltà. Esodati, cassintegrati, 60 disoccupati sono stati selezionati e il Comune ha pagato il loro aggiornamento professionale, perché non è facile cambiare settore dopo tanti anni, come per chi è emigrato qui dal centro Italia in cerca di lavoro, 50 anni, moglie e figlio a carico, l'impiego che non si trova. Andando sul sito del Comune ho visto di questa possibilità, mi sono presentato, ho fatto un primo colloquio di selezione, ho iniziato un periodo di stage. Presso un'azienda. Il periodo di stage è andato bene, Sicuritalia mi ha riconfermato con un contratto a tempo indeterminato. Geometra capocantiere, ora controlla gli spostamenti nel magazzino di un grande supermercato, dopo un corso per imparare l'uso del computer e aggiornare l'inglese. È l'università della vita, scherza lui. L'importante è non ricadere nella disoccupazione, una stanza buia, aggiunge, dove si vedono solo i problemi. Più di 100 opere recuperate durante le indagini del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dell'Arma dei Carabinieri, opere che coprono oltre 2000 anni di storia d'Italia e ora fanno parte di una mostra che può essere visitata al Quirinale fino al 16 marzo. Un bottino prezioso che riempie tre sale del Palazzo del Quirinale. Si va da questa Leda il Cigno, un piccolo capolavoro del manierista emiliano Lelio Orsi, recuperato 6 anni fa a New York ad un'asta di Sotheby's, poco prima di essere battuto per $1.800.000. A questa crocifissione del 400, opera di un artista di formazione ligure, il maestro di incisa da Scapaccino, recuperata nel 2010 a Torino in una casa privata. La piccola tavola con Cristo crocifisso, la Vergine e San Giovanni Evangelista era scomparsa, pensate, nel 1920 da una chiesa di Incisa vicino Asti. Ma il cuore della mostra, che ospita oltre 100 capolavori provenienti da scavi clandestini e furtivari, è il recupero di 23 urne funerarie in travertino appartenenti all'aristocratica famiglia etrusca dei Cacni. Il progetto è stato scoperto per caso mentre si facevano i lavori per la fondazione di una casa nella periferia di Perugia. I carabinieri, bravissimi, a un certo punto hanno capito che qualcosa stesse succedendo. Sono intervenuti e l'estate scorsa hanno potuto recuperare questi capolavori che raccontano la storia di un mausoleo tra la fine del IV e l'inizio del I secolo a.C. I carabinieri dicono che dopo il traffico delle armi, della droga, il traffico delle opere d'arte è certamente uno dei traffici più redditizi per la delinquenza, anche per la grande delinquenza organizzata. Nel Palazzo degli Italiani sono esposte altre meraviglie che coprono un arco temporale di 2000 anni della nostra storia. Ad esempio questa testa di leone del VI secolo a.C., il pezzo più antico, recuperata dagli uomini dell'arma dal Museo di Princeton e oggi assegnata al Museo Nazionale di Valle Giulia. Cavalcando i secoli, ecco la settecentesca adorazione dei magi di Francesco Solimena, fino ad arrivare al ritrovamento più recente, un olio su tela di Pannini, il Pantheon, recuperato in Svizzera 2 mesi fa. E sempre in Svizzera è stata conclusa l'operazione Andromeda, che ha riportato a casa anfore e crateri, quasi tutti i reperti apuli esposti all'inizio della mostra. Qui abbiamo Apollo, che canta per la madre, Leto, a destra, e alle sue spalle c'è Artemide. Siamo noi una nazione che ha prodotto e produce tanta arte e la nostra arte, la nostra cultura è amata all'estero, pertanto importanti capolavori, importanti opere nel tempo e spesso, soprattutto se importanti, sono finiti all'estero dove c'era ovviamente una richiesta di questa tipologia di beni. Si resta a bocca aperta di fronte ad opere dal valore inestimabile, pensando che il nostro patrimonio è aggredito continuamente per giri di affari da capogiro. In questo caso sono state recuperate, mentre altre rischiano di sparire per sempre.
E dall'arte allo sport, siamo in America, l'America che attende la finale del Super Bowl che inizierà quando in Italia sarà passata la mezzanotte, e oltre alla gara è uno show con spot molto costosi e con star internazionali come sponsor. Ancora poche ore, poi quando in Italia sarà passata la mezzanotte gli Stati Uniti si fermeranno. Accadrà appena si accenderanno i riflettori sull'evento sportivo più atteso dell'anno, la finale del Super Bowl, edizione numero 48. Qualcosa di più di una finale di campionato, è una sorta di rito collettivo, una festa gigantesca in grado di tenere oltre 110 milioni di americani davanti alla TV. Un fenomeno unico che batte anche la finale dei mondiali di calcio come numeri di telespettatori, ma che non coinvolge tutto il mondo. La sfida, che si giocherà al MetLife Stadium nel New Jersey, a poche miglia da New York, fra i Denver Broncos e i Seattle Seahawks, aggiudicherà il titolo di campione della National Football League. Per accaparrarsi un biglietto, gli 80.000 spettatori arrivano a pagarlo fino a $3.000, 800 quello più economico. Sarà una battaglia fra due squadre molto diverse, che secondo gli esperti si deciderà negli ultimi minuti di gara, come durante gli ultimi mondiali di calcio, quando un polpo diventò famoso perché azzeccava tutti i pronostici. Anche l'America scopre il suo esperto, è un cucciolo di panda dello zoo di Memphis che non ha avuto dubbi e ha scelto la bandiera dei Broncos nella quale si è rotolato. Denver è effettivamente la favorita, è il miglior attacco del campionato, ma Seattle dispone della miglior difesa. Insomma, potrebbe essere un match poco spettacolare, ma sicuramente avvincente. Una sfida che appassionerà gli americani e non solo gli amanti dello sport, perché questo è uno show irrinunciabile. Durante l'intervallo ci saranno le esibizioni dei Red Chili Peppers e Bruno Mars. Con un videoclip, gli U2 presenteranno il loro nuovo disco, ma questo lo vedranno anche in televisione, dove con la pubblicità l'impatto economico complessivo sulla serata sarà di $600 milioni. Basti pensare che per un passaggio in TV di 30 secondi la cifra sborsata è di $4 milioni. E per apparire in uno di questi, le star fanno a gara. Quest'anno sarà la volta di Arnold Schwarzenegger, che sponsorizzerà una marca di birra nei panni di un giocatore di ping pong con tanto di parrucca bionda. E sarà proprio la birra la bevanda più bevuta. Si prevede un consumo di 50 milioni di lattine nel paese, oltre a più di 1 miliardo di ali di pollo che verranno servite in tutto il paese durante il match. Non si vedrà invece, perché censurata, la splendida Scarlett Johansson. La sua ammiccante e provocante pubblicità ad una bevanda analcolica è stata censurata per sleale concorrenza. Ci sarà invece David Beckham, in versione spot e presente per la prima volta allo stadio. «Ho provato a giocare», dice, «ma ho capito subito che non faceva per me». Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Non ci sono aggiornamenti, allora prima di chiudere vi ricordo come sempre il nostro sito tglasette.it, questa sera alle 20 il nostro telegiornale e poi come sempre domani alle 14 il TG Cronache che ritorna con Caterina Bizzarri. A voi tutti, buona domenica.